Gesù è il Signore della vita. Morte, dov'è la tua vittoria? Paura non mi vuoi far più. Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò. Cristo è risorto veramente, alleluia. Gesù il vivente qui con noi resterà. Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. Tu, Signore amante della vita, mi ha creato per l'eternità. La vita mia tu da sepolto sapperai. Questo mio corpo viverò. Cristo è risorto veramente, alleluia. Gesù il vivente qui con noi resterà. Cristo Gesù è il Signore della vita. Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donare la mia a te. Ma che possa dire, Cristo viverà anche in me, e quel giorno io risorgerò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Buona Pasqua di risurrezione a tutti i presenti, come si dice in presenza appunto, fisicamente e spiritualmente, a tutti coloro che ci seguono da casa, uniti in comunione, anche se a distanza, siamo davvero qui riuniti per celebrare la Pasqua di risurrezione del Signore. Lo sappiamo, Gesù è già risorto 2000 anni fa, ma la liturgia ci fa questo dono, ecco, di rinnovare questa grazia, questa vita trinitaria di Dio in noi, perché non viviamo il momento attuale come una maledizione, come una gabbia, come un sepolcro la cui pietra non può essere aperta, non può essere spalancata, che può essere il nostro uscio di casa, può essere la porta che ci separa dagli altri abitanti della nostra casa, del nostro condominio. Ecco, invece la pietra è stata rotolata via, è stata tolta la separazione tra i vivi e i morti. Siamo vivi e vivi nel primo mondo, questo, nel regno, nel secondo, quello dei morti, nello Sheol che è stato svuotato, e il terzo mondo, il regno dei risorti, alla presenza del Signore nel paradiso. Ecco, vivi qui e vivi lì. E allora appunto, come vivi, come risorti, il Signore ci ha donato di vivere sin da adesso questa risurrezione, siamo salvi per grazia mediante la fede e vogliamo proprio rinnovare questo dono all'inizio della celebrazione odierna, rinnovare il nostro battesimo, rinnovare il modo in cui si specifica nel sacro ordine, nel sacramento delle nozze, così importante, soprattutto questa reciprocità, ne parleremo dopo. Ecco, vogliamo proprio farlo
accogliendo il perdono, il dono dell'amore di Dio, che non soltanto ci fa tornare allo stato precedente al peccato, ma che di volta in volta approfondisce la vita dei figli, ci fa comprendere sempre di più chi è lui, il suo volto, quanto è diverso dal Dio che immaginiamo, ce lo fa gustare e ci fa gioire sempre di più. Ecco, con questa fiducia, con questa consapevolezza, ci tuffiamo tra le braccia di Dio. Ecco, questo è un abbraccio che possiamo dare anche adesso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. È importante che anche a casa, adesso ci mettiamo comodi, come la famiglia Simpson, tutti sul divano, fermi, tranquilli, facciamo silenzio se possibile, lo so che è difficile, è un miracolo, fate un miracolo a casa, un silenzio per entrare nell'ascolto, per accogliere il Signore che vuole dialogare con noi. È tanto importante accogliere la parola, altrimenti il resto è difficile. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme.
Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Ripetiamo, questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dic Israele. Il suo amore per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelli della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sequenza. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora, vivo, trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via. La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Alleluia, 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 alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, l'anno scorso iniziavo l'omelia un po' particolare, dicendo appunto Christos Anesti, Alethos Anesti. Cristo è risorto, è davvero risorto. Non vi sembri strano se vi commento l'omelia di un anno fa, adesso, in 30 secondi. Questo annunzio in greco non era una dimostrazione degli studi fatti in seminario, alle volte subiti, non tutti sono così bravi nelle lingue antiche, ma era per metterci in relazione con una tradizione cristiana antica e anche condivisa dalla Chiesa a due polmoni, Chiesa orientale e occidentale, e sono tradizioni nostre ma che alle volte ci trovano un po' così spaesati, perché sono veramente antiche, non vecchie, e vanno attualizzate. E allora la traduzione Cristo è risorto, è davvero risorto, risorge per noi oggi. Mi metto in continuità con l'omilia di Don Giovanni di ieri, no? Il Vangelo parla con noi, parla di noi, è attuale questo Vangelo, questo fatto, questo evento ci coinvolge, unico, irripetibile, i cui effetti sono così duraturi e dai quali non si può tornare indietro, non possono essere richiamati, sono definitivi, stabili, inderogabili. E allora l'anno scorso poi che cosa ho pensato di fare? Ecco, questa pietra rotolata vuole proprio aiutarci in questo cammino che nella colletta di oggi è detta così: o Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico figlio hai vinto la morte, si parla del Dio Trinità e del Kerigma. Figlio ha vinto la morte, colui che è morto, il Padre lo ha risuscitato. Hai vinto la morte,
potremmo dire bravo lui, fortunato tu, no? E io? E ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, la tua risurrezione, la mia, non solo alla fine dei tempi, quando mi verranno a prendere, quando anch'io sarò disteso orizzontalmente, non per un riposino, ma per un sonno lungo. No, no, è questo il momento. Sin da adesso inizio a vivere la vita risorta. Cioè non soltanto quando entrerò nel terzo mondo, come ci dicevamo, ma oggi vivere questa vita a porte spalancate. Ecco, tra il primo, il secondo e il terzo mondo. E allora questo passaggio, questa Pasqua, è ora il momento di viverlo. È ora il momento di compiere questo cammino, unire l'Esodo alla Pasqua, ripercorrere quella ebraica per vivere la nostra cristiana nel momento attuale, passare dalla morte alla speranza. Ecco, dare senso, nel senso di significato, questa duplice accezione, significato e direzione al momento presente. E allora l'anno scorso cosa avevamo chiesto ad un ministro, a Ferro, e che faceva un po' il discepolo, ecco, non propriamente convinto da questa notizia, ancora un po' intristito per tanti motivi, e allora cercavo di, no, sbattendo i piedi, tirandosi sulle labbra, di farlo gioire della gioia del Vangelo. Questo muta il nostro cuore, questo risplende sul nostro volto. E allora, non riuscendoci, gli ho voluto fare un dono, ciò che c'era di più bello, un fiore, un vaso. Ecco, però la paura che la morte possa essere la mia morte oggi, che c'è qualcosa che non possiamo vincere, ecco, l'uscire da noi stessi, la carne, la tentazione, la paura anche della morte finale, la paura del non senso, della solitudine, che l'amore non duri o che non esista, che Dio si sia dimenticato di me, la paura di sbagliare, ecco che quel vaso è caduto, è il nostro battesimo che non è vissuto in pieno, la nostra vita che non è presa nelle nostre mani, il dono sciupato, e allora quel vaso si è rotto. È il peccato, no, il peccato originale. E poi la paura, come Adamo ed Eva si nascosero, e più io mi facevo vicino, ecco, nella liturgia il presidente è Cristo presente, realmente presente, e lui non voleva, no? E allora l'ho abbracciato, io ho iniziato a cantare il cantico di San Francesco, riprendendo la melodia della veglia dei giovani nel Giovedì Santo. Oggi riprenderò, ecco, la melodia del Padre Nostro, perdonatemi se non è molto conosciuta, quindi insomma forse canterò da solo, ma è un dono che voglio fare ai giovani, ecco, un Padre Nostro con una melodia diversa. E dicevo che appunto abbracciando Francesco, io ho citato e cantato San Francesco, no? E proprio per dire che com'è bello scoprire che non siamo più soli, ma c'è tutto un amore che ci avvolge, che c'è tutta una vita intorno a me, dolce sentire che non sono più solo, ma che sono parte di un'immensa vita, dono di lui e del suo immenso amore. E allora in questo abbraccio, sempre possibile nella fede, le sue paure si sono sciolte, ciò che gli era amaro gli è divenuto dolce, e questo è il Vangelo, la sua radicalità, e allora ha potuto raccogliere il fiore che il vaso rotto non ha distrutto, e ha vissuto la sua vita in pienezza, cioè ha fatto dono della sua vita e di tutto ciò che essa è, dei carismi che ha, ha fatto dono di questi due fiori ai primi dell'assemblea. L'amore ricevuto è sempre origine, causa di un amore donato, del dono di se stessi e di tutto ciò che abbiamo per condividerlo con chi più ne ha bisogno. Questo l'anno scorso, ma che torna buono ancora adesso. Allora, questo passaggio che vogliamo compiere, cosa significa per noi oggi? Il Vangelo di oggi, mi soffermo su questo. Ecco, ci sono innanzitutto tre personaggi, no? I due apostoli, Pietro e Giovanni, e poi una donna, ecco, Maria, la Maddalena, che sono, diciamo, personaggi importantissimi perché ci aiutano a comprendere il cammino del discepolo. Allora è la priorità del discepolato. C'è Pietro, e lo conosciamo, no? È mistero di forza e debolezza, è l'uomo che intuisce ma che poi ha poca profondità, che rinnega Gesù tre volte, potrei dilungarmi, non lo faccio.
Poi l'altro discepolo, sicuramente sappiamo che si identifica in Giovanni l'Evangelista, in Giovanni l'Apostolo, il discepolo amato, ma non è citato per nome, proprio perché ognuno di noi possa mettere il suo nome al suo posto per fare un po' un esame di coscienza, il punto fede della nostra vita. Ma noi stiamo vivendo la vita del discepolo pieno, definitivo, compiuto, del bel discepolo, del discepolo che accoglie l'amore di Dio nel compiere i gesti che lui compie. Ecco Pietro, che pure è stato fatto papa, non perché fosse perfettino, ma proprio perché il suo primo atto di magistero fosse questo: carissimi, cara Chiesa, sono un peccatore pentito e perdonato, perdonato e quindi pentito. Questo voglio dire, ecco, nessuno di noi è chiamato per lo splendore della sua santità. Uno è giusto, il Signore. La Scrittura dice che il giusto pecca 7 volte al giorno. E allora questo discepolo amato, che riconosce Gesù, che subito passa dalla sequela di Giovanni a quella di Gesù, che è presente, che lo segue anche quando Gesù è arrestato e che è presente sotto la croce, che lo riconosce risorto anche quando è difficile riconoscerlo, e che oggi è citato come colui che vede con lo sguardo della fede, un modo particolare di vedere, e riconosce e ha fede, crede nella risurrezione, ecco, lui è la pietra di paragone. Io, rispetto a lui, che non solo stimava Gesù, lo applaudiva, magari gli faceva anche i complimenti, non era uno che ammirava Gesù semplicemente. In seminario ci parlavano, il mio primo anno di seminario nel Pime, per esempio, di un personaggio, padre Augusto Gianola, ammirabile, non imitabile, era tutto strano, questo prete, no, questo missionario. Si parlò di lui in un'intervista prima della trasmissione del film Mission. Il nostro bolognese Enzo Biagi lo intervistò, uno che aveva passato la sua parte finale della vita nel Mato, cercando Dio nella foresta amazzonica. Sono andato a visitare i suoi luoghi, bellissimi i racconti, però appunto ammirabile ma non imitabile. Ecco, invece Gesù va proprio imitato, cioè io sono innamorato, sto gettando la mia vita nella vita di Gesù, sto investendo tutto di me stesso, coinvolge questa fede la mia vita e le relazioni principali, la mia famiglia, la mia casa, tutto cambia, tutto è trasformato, tutto è trasfigurato, oppure sì, lo so, forse ne ho sentito parlare, ma non sono sconvolto dalla notizia della sua morte, oppure sono davanti a una lapide e faccio un atto mnemonico. Ecco, quel sepolcro, quel mnemeion, è un luogo di memoria, ma è un memoriale. E non soltanto, no, mi domando, come oggi ci possiamo domandare, parlare con alcuni giovani, la domanda di oggi è: quando finirà tutto questo? Quando torneremo alle cose di prima? Ecco, un mondo è finito, non è finito il mondo. Nulla è più scontato, c'è una novità nella quale dobbiamo entrare dentro. Ecco, poi Crevalcore è stata percorsa 2 volte come la roccia dalla quale è scaturita l'acqua per gli ebrei da parte di Mosè col bastone. Il terremoto, il coronavirus, la pandemia, non so cos'è peggio. Abbiamo proprio più occasioni per approfondire e cogliere la nostra fede, e cogliere anche la fatica, il momento terribile, come comunque un'occasione di grazia per la conversione, per compiere il cammino del discepolo, appunto, perché Gesù ci prende per mano. Non è una punizione, ma sono occasioni. Dio non vuole, ecco, questo male, e ci accompagna, è presente, ci aiuta a fare questo cammino, questi 3 modi di vedere. Dicevo che questa donna è proprio davvero Maria di Magdala, è sconvolta, no? Al cercare Gesù, vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro, e allora corre dalla comunità. È bello l'intervento di questa donna che si rivolge ad una comunità. La fede non è mai personale, è di una comunità. Quanto questo è importante. Con chi condividiamo il nostro percorso di fede? Ecco, non soltanto la relazione col Papa, col Vescovo, con il parroco, il cappellano, ma in maniera orizzontale, tra fratelli, sorelle, tra coniugi, condividere le cose di fede. Poi certo anche lasciarsi aiutare a chi ha più responsabilità di noi, i catechisti, il cappellano, il parroco, appunto, i genitori, i primi catecheti, a coloro che ci accompagnano, coloro che sono degli sherpa nel cammino della fede, guide che accompagnano, che non ci dicono cosa dobbiamo fare, ma che ne sanno del discernimento dello spirito, perché alcune cose sono antintuitive, dando dei consigli per puro senso comune, rischiamo a livello di fede di fare dei danni enormi. Perché il Vangelo non sempre
ha dei percorsi così intuitivi, ma la risposta di fede alle volte è anti-intuitiva. Bisogna conoscere Gesù per indicare la strada, conoscerlo dal di dentro, condividere la sua vita, ecco, essere proprio come il discepolo amato. Allora, così, non ci pensiamo da più di quel che siamo, ma neanche disperiamo, ci siamo in cammino. E allora questa donna, Maria di Magdala, che ricorre alla comunità, è questa bella relazione. Si ricorre alla comunità e c'è relazione tra Simon Pietro e Giovanni. Alcune volte sono stati interpretati questi due come l'istituzione e il carisma, no? L'istituzione, la chiesa, la gerarchia, la struttura e la profezia. Sì e no, certo che c'è un equilibrio dinamico. Oggi la vogliamo interpretare così, come il cammino di colui che è disponibile, che davvero si pone delle domande, che non ha veramente desiderio di tenere nulla per sé, che compie il cammino, che mette in gioco tutto se stesso, che è interessato, che è coinvolto, che si getta, e colui che invece deve ancora camminare un bel po', ecco, che fa fatica, che tira la mano indietro. Pietro e Giovanni. E allora ci sono tre verbi, il vedere, che è anche il nostro programma pastorale, questi tre verbi. Allora, Maria vede che la pietra è stata tolta, è separato, no? Il mondo tra i vivi e i morti, e che vuol dire che è messo in comunione. Tuttavia stupisce, non trova il corpo di Gesù, è un grande profumo. Questo profumo che esce, importantissimo, erano stati utilizzati 33 libre di profumo, un significato teologico, è il profumo dello sposo, è il profumo dell'innamorato, è il profumo di colui che vince il puzzo della morte, è colui che il Padre ha risuscitato, è lo sposo della Chiesa sposa, ecco, è lui che ci avvolge con questo suo profumo. E allora prima uno sguardo superficiale, che vede semplicemente in maniera oggettuale, fattuale, ma che non si pone neanche tante domande, è stupita. E poi, ecco, ancora arrivando ai due, Pietro guarderà, noterà i teli, questi teli che sono stati svuotati dal di dentro, cari ragazzi, quando per esempio in Star Wars, no, muore Obi-Wan Kenobi, tutti quelli che entrano nel mondo della forza, proprio si riprende da questo fenomeno descritto nel Vangelo. I teli non sono disfatti, ma quasi si afflosciano, no? Ecco, per dire che c'è un mistero, quel corpo non è più lì, è nel terzo mondo, nella vita risorta. E però appunto chi vede si fa delle domande, inizia a collegare, ma non è ancora giunta la fede. Dovremo aspettare il terzo vedere. In italiano vedere, 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 non capiamo il percorso spirituale. In greco è più facile, perché sono tre verbi diversi. Davanti al luogo della memoria, ecco, ci si fa questa domanda. Cosa rimane del mio rapporto che avevo con colui che è morto? Può l'amore finire? E allora oggi la domanda è: quando torneremo alle cose di prima? Ecco, ma non prendetela solo con una battuta, ma visto che c'è questo bellissimo video simpatico, no? In caso di epidemia, pandemia, avete due possibilità. Io vi voglio dare la risposta B. Ecco, per i più grandi magari abbiamo in mente il quiz lascio raddoppia, la busta U, la 1, la 2 o la 3, di Mike Bongiorno memoria. E oggi invece c'è stata questa risposta B, B, B. No? In tempo di pandemia hai due possibilità: o stare a casa, A, stare a casa con tua moglie e i tuoi figli, oppure B, 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 B. E cos'è questa risposta B? Stare a casa con tua moglie e i tuoi figli alla luce del Vangelo, alla presenza di Gesù. Tutto cambia. Scegliamo la risposta B. Non da soli, Gesù, non ci lasciare in mezzo ai gremlins, non ci lasciare con la moglie che sclera o col marito che fa il broncio. Signore, donaci la tua pace. Bisogna che tu sia presente in questa casa, altrimenti diventa un inferno. E il Signore viene. E allora, e concludo, non soltanto, ecco, per avere questo sguardo di fede, prendere dentro noi un cammino personale, no, della Chiesa. Ecco, una reciprocità, certo, tra il più anziano e il più giovane, il bel rapporto tra le generazioni. Ringraziamo i nativi digitali che forse vi hanno collegato su YouTube o su Facebook, il cellulare che avete in mano o il computer. Ringraziamo i giovani che ci aiutano in questo momento di fede, anche semplicemente perché uniscono due cavi. Ringraziamo Morris e Stefano perché ci permettono questa diretta, veramente abbiamo dei mezzi potentissimi. La Santa, Luigi, per l'audio, la corale, per questi, il coro, per questi bellissimi canti.
la corale, la ringraziamo anche se ecco non è presente, per tutto ciò che hanno svolto, la Marta per il bellissimo cero, la bellissima rappresentazione del Cristo risorto di Simone e della Teresa che hanno fatto questo bellissimo filmato, tutti quelli che hanno contribuito, ecco vogliamo ringraziare il Signore che ci dona questi due sacramenti, il Sacro Ordine e le nozze, per allargare la nostra fede, per fare una famiglia grande. Ritorno all'omelia di ieri di Don Giovanni. Noi che abbiamo ricevuto il ministero della testimonianza e della predicazione, è solo dei presbiteri, è solo dei sacerdoti, uno è il sacerdote, Cristo. E noi tutti, in virtù del battesimo, chi per un ministero ordinato, chi per un ministero istituito, chi per sacerdozio comune, chi per 1534 Catechismo della Chiesa Cattolica, per il sacramento delle nozze, c'è una reciprocità. Beh, Pietro era sposato, oltre che essere apostolo, futuro papa, era sposato. E lo sposo, Gesù, che risorge, chi chiama, chi coinvolge? Tutti voi nelle vostre case, sposi. Non soltanto noi accendiamo il cero, cosa che non abbiamo potuto fare ieri, per diffondere la luce in tutte le case, dal cero pasquale che è Cristo, no? Questa luce passa, e allora forse sono i presbiteri che portano il Vangelo nelle piazze e insegnano agli sposi, forse questo è la prima parte, diciamo, che voleva intendere Don Giovanni, alla quale in altri momenti anche lui, no, predica questo, il coinvolgimento delle famiglie e della comunità, ne siamo certi, io lo voglio specificare, non solo il Sacro Ordine, non siamo ancora nello schema tridentino contemplata alis tradere, quello che i preti, i sacerdoti contemplano lo danno ai laici. No, no, quello che insieme contempliamo, i sacerdoti in un modo, la Chiesa nel donare il sacramento del battesimo, poi insieme dalle vostre case, nella quale già arde la fiaccola della fede, quel cero battesimale che si specifica nel Sacro Ordine, i preti in un modo, gli sposi in un altro, insieme infiammiamo il mondo. C'è una reciprocità e complementarietà. Se non usciamo da questo schema solo tridentino, e che poi lo teniamo buono, ma si entra nel Vaticano II, in questa reciprocità, complementarietà, fuori dal tango del clericalismo, non ve lo sto a spiegare, tutti e due coinvolti, se non siamo coinvolti tutti e due, se non usciamo tutti nelle piazze, tutti battezzati, cresimati, eucaristicizzati, non solo i preti, ma la Chiesa tutta, popolo santo di Dio, viva il Vaticano II, viva l'ecclesiologia di comunione, viva la Chiesa, discepola, missionaria, se non siamo coinvolti tutti, portare la fede nel mondo non ce la facciamo. La gente è povera, vero? Ma la Chiesa è un tesoro ricchissimo, forse saremo pochi, ma proprio perché siamo in diversi punti riusciremo ancora ad infiammare questo mondo che Dio tanto ama. E poi parlo per me, ecco, io non ho la misura della fede, anche semplicemente a vedere il numero di quelli che stanno seguendo le nostre dirette, ma chi se lo sarebbe mai aspettato, caro la Santa, quando abbiamo iniziato col primo video di Gianni Pinotto, no? Che siamo Don Adriano e Dio, no? Il vostro desiderio, la vostra sete ci deve rassicurare. E allora coraggio, ecco, il Signore ha vinto la morte e ci coinvolge. Presbiteri, Sacro Ordine e sposi, tenete la scrittura nelle mani. Se non possiamo fare la comunione così come desidereremmo, ecco, ricordiamoci che prima di divenire carne, c'è stato il verbo, la parola. Non tanto tempo fa abbiamo ascoltato: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. La prima mensa della ogni liturgia è la mensa della parola. Forse siamo troppo presto, spesso arrivati a quel pane nel quale Gesù vuole rimanere presente, ma quando dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, che nel pane c'è Gesù, lo sappiamo noi cattolici di rito latino, lo sappiamo benissimo. Ma prendete e mangiate questo. Cos'è questo? Questo. Bisogna vivere, conoscere, essere coinvolti in tutta la vita di Gesù, in tutto il Vangelo. Ecco, leggere e meditare tutta la scrittura, altrimenti ognuno farà dire a Gesù quello che lui si sente, interpreterà il Vangelo con le sue categorie. Allora soltanto in questa reciprocità, soltanto in questa rinnovata attualità, in questa uscita dalla Chiesa per andare nelle piazze, così come è possibile a noi preti,
e a voi sposi, ecco, ricominciare questo cammino dalle vostre case in questo schema B alla presenza di Gesù, così, ecco, potremo affrontare questo momento e viverlo con una rinnovata grazia e non un lutto. Siamo in cammino insieme, coraggio, il Signore ci aiuterà e ognuno di noi faccia la sua parte per la gioia nostra, della nostra famiglia, per la gioia reciproca. Sia lodato Gesù Cristo. Citiamo la nostra fede, proclamiamo, professiamo la nostra fede cattolica. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. In questo giorno santissimo, fratelli e sorelle, in cui la potenza dello Spirito ci crea come uomini nuovi a immagine del Signore risorto, e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime, perché la gioia della Pasqua si estenda al mondo intero. Preghiamo insieme, diciamo, per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, perché abbia sempre più viva coscienza di essere la comunità pasquale, generata dal Cristo umiliato sulla croce e glorificato nella risurrezione, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, perché nell'aspersione del sangue e dell'acqua che scaturiscono dal costato di Cristo rinnovino la grazia della loro rinascita nello Spirito, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per l'umanità intera, perché si diffonda nel mondo il lieto annunzio che in Cristo si è fatta pace fra l'uomo e Dio, l'uomo e se stesso, l'uomo e i suoi fratelli, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per le nostre famiglie, perché in ogni casa si celebri nella sincerità e nella verità l'evento pasquale e si condivida il dono del Signore con la festosa ospitalità ai piccoli, ai poveri e ai sofferenti. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i fratelli defunti, le vittime di questa pandemia e in particolare per i defunti della nostra parrocchia, defunti Gelsomina, Raffaele Figli, Delfina e Sergio Geduzzi, defunti Nino, Paolo e Pietri Siena e per tutto i nostri cari, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, per tutte le intenzioni che sono nel segreto del nostro cuore, in un attimo di silenzio le presentiamo al Signore. Per
Per questo ti preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, Padre. Preghiamo. O Padre, che nella risurrezione del tuo figlio dissolvi ogni paura e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi ad ogni uomo che si dice cristiano di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere, con la fede di chi nel battesimo si sente risorto oggi, per Cristo nostro Signore. Amen. Ci appartiene ormai, ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, per dividere il mondo il pane che tu hai dato a me. Solo una goccia hai messo fra le mani mie, solo una goccia che tu ora chiedi a me. Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, per dividere nel mondo il pane che tu hai dato. Le nostre gocce pioggia tra le mani tue, saranno l'infa di una nuova civiltà. La terra che la festa del
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, il quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Si sente? Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, te la lode da ogni creatura per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. Continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua vita. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della tua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Silvestro e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, o Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme, come il Signore ci ha insegnato, con questa melodia, forse non nota ai più, ma che è davvero una modalità giovane di rendere l'attualità del Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa.
e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Dai il segno della pace. Devi dare la pace. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. O Signore, non so se è per partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola che Dio si Thank you.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Adriano, vuoi fare un saluto? In questo giorno di Pasqua, un augurio da parte di noi preti, diaconi, ministri, a tutti voi che siete nelle case, auguri perché possiate vivere, nonostante le limitazioni di questo tempo, la gioia del Cristo risorto. Beh, allora, come diceva Don Giovanni, parlava con noi preti, non ci chiudiamo dentro nelle nostre paure, ma noi preti abbiamo il coraggio di uscire da noi stessi e imitiamo anche il bel cammino di comunità di San Martini, c'è questa bella reciprocità tra sacerdozio e sposi, viviamola dappertutto e in tutto il mondo. Ecco, io ho specificato oggi questa seconda tappa che altrove è già stata intuita, cerchiamo di vivere a tutti noi. La benedizione solenne del Signore per noi, inchinate il capo, in famiglia, ecco, ad ogni invocazione risponderete Amen. In questo giorno di Pasqua Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi, che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente e buono, che Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate tutta la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Eterno canterò, alleluia.
Signor, per la nomina.